Esatto, Chicco. Cure di riabilitazione mai autorizzate, ma pagate ugualmente dall'ASL Napoli 3 Sud. A tre centri privati di Portici e Ercolano scatta l'inchiesta dalla Corte dei Conti e scattano i sequestri e le richieste di risarcimento da parte della Guardia di Finanza. Sotto indagine della Corte dei Conti della Campania, in un'inchiesta coordinata dal gruppo tutela spesa pubblica della Guardia di Finanza di Napoli, sono finiti tre dirigenti sanitari dell'ASL Napoli 3 Sud, un avvocato e due imprenditori. La scure dei giudici contabili è arrivata implacabile dopo le relazioni investigative dei finanzieri che contestano un presunto danno alle casse dello Stato per oltre 6 milioni e 300 mila euro relativo a pagamenti di prestazioni sanitarie erogate e non dovute a tre centri diagnostici dell'area vesuviana. Cinque gruppi criminali, uno dedito alle rapine in esercizi commerciali e gli altri quattro allo spaccio di droga, sono stati sgominati dai carabinieri del Salernitano con l'accusa con l'esecuzione di numerosi arresti. I militari del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito 62 misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. I cinque gruppi criminali operavano nei comuni della Piana del Sele e dei Picentini, nonché in alcune zone della provincia di Napoli. Contestualmente i carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni locali e domiciliari in varie località della Piana del Sele e dell'Interland partenopeo. Tragedia a Salerno, dove un ventenne bielorusso è morto folgorato davanti agli occhi di un amico. È accaduto ieri sera, poco prima delle 20:30, quando il giovane ha scavalcato il cancello di una centralina dell'Enel sulla Lungo Irno, a pochi passi dalla cittadella giudiziaria, nei pressi del ponte di Tubolari in Ferro. Fatale per il ventenne è stata una scarica elettrica ad alta tensione che non gli ha lasciato scampo. Immediati sono stati soccorsi, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Ancora non si è compreso il motivo per il quale il ventenne ha scavalcato il cancello finendo nell'area ad alta tensione. Saranno le indagini attualmente in corso a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. I carabinieri della stazione Vomero Arenella hanno tratto in arresto a Napoli un 62enne di Soccavo, ritenuto responsabile di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. I militari dell'arma hanno accertato che da tempo l'uomo agevolava e approfittava della prostituzione di alcuni transessuali, accompagnandoli in un appartamento di via Leonardo Bianchi dove si esercitava il meretricio, ricevendo denaro sia per il trasporto che per l'uso della casa. I carabinieri lo hanno bloccato dopo un servizio di appostamento. Si spacciavano per carabinieri, ma in realtà altro non erano che truffatori in trasferta. Padre e figlio napoletani di 47 e 25 anni sono stati bloccati dai carabinieri della stazione di San Gimignano in provincia di Siena, mentre si accingevano a raggirare una donna di 67 anni di chiamare la stazione dei carabinieri. A quel punto i veri carabinieri, capito che si trattava di una truffa, si sono presentati all'appuntamento al posto della signora, individuando e denunciando i due malviventi napoletani. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione. 5 settembre, ok, stacchiamo.